Sì, New Devon. È la patria dei fondatori di Libertalia. Ed è dove Rafe sta portando tuo fratello. Il tesoro probabilmente è lì. Dobbiamo prima salvare Sam. Guarda. Lassù. L'ho presa in prestito dai tuoi amici della Shoreline. Sei scesa fino a qui da lassù. Così ti ho raggiunto più in fretta. Ora dobbiamo solo trovare il modo di risalire. Sì, vieni. Che sei qui? Hai visto la colonia? Incredibile, no? Mi sarebbe piaciuto visitare. Ero un po' più impegnato in cercare. Giusto. Dimmi, Sally ti ha spiegato perché siamo qui? Sì. Harry Avery, 400 milioni, 12 contatori, centinaia di coloni. Una cosa del genere, no? Sì, l'hai riassunta bene. Avevo tempo durante il corso. È un ascensore? Sembra di sì. Avery deve avere assunto i migliori ingegneri della sua epoca. Forse lo usava per trasportare le scorte sul fiume. Sì, è verosimile. Ecco l'auto. Dobbiamo capire come arrivarci. Beh, adesso, da che parte? Diamo un'occhiata. Ah, bella fresca. Ecco, potrai tirarti su qui. Ottimo. Credi ci sia un altro modo per salire? C'è un passaggio. Trova qualcosa di utile. Ok. Ho trovato qualcosa. Aspetta. Fai attenzione laggiù. Grazie.
Wow. Ehi, bel salto. Niente male, eh? E vuoi far incazzare una donna del genere? Sì, d'accordo. Nate, riesci a trovare un passaggio? Sembra un vicolo cieco. E se l'ascensore funzionasse ancora? Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto alle intemperie. Forse non ha mai funzionato. Guarda, funziona. Allora ci vediamo in cima. Fosse facile, amico. Che diavolo! Merda! Fermati! Non ne uscirai! Ehi! Bella mossa! Niente di che! Allora, da che parte è l'auto? Sarebbe più facile individuarla dall'alto. Giusto, buona idea. Il meccanismo è alimentato dal mulino ad acqua laggiù. Piuttosto ingegnoso per una banda di pirati. Avresti dovuto vedere cosa hanno costruito in Scozia. C'era questo... Aspetta, sei stato anche in Scozia? Sì, sì, vedi, l'ultimo posto in cui è stato Avery era... Rilassati. Sally mi ha già raccontato tutto. Ah, giusto. Almeno non ho... Beh, non ho mentito di nuovo. Beh, almeno così ci teniamo in forma, giusto? Tenete gli occhi aperti.
Dovremmo salire in auto e filarcela da qui. Vale la pena provare. Elena! Sta attento! Eccoli, sono qui! Ok, forse li ho seminati. Dimmi una cosa. Perché Ray Fadler vuole il tesoro di Avery? Non mi sembra sia corto di soldi. Vuole soltanto la gloria, e non che lo si ricordi solo perché ha ereditato una fortuna. Rinunciare non è nel suo stile. Guarda quell'ascensore. È gigantesco. Scommetto scriveresti un gran pezzo su questo. Sì, potrei. Ma non ci crederebbe nessuno. Potresti fare delle foto. Non ho portato la macchina. Ma vorrei averlo fatto. Perché pensi che Sam non sia venuto direttamente da te? Perché l'ha fatto uscire di prigione. Credo volesse raccogliere tutti gli indizi su Eva prima di lasciare... Inoltre, doveva ancora mettere insieme quella storia di Alcazar. Se solo avessi controllato. È un aggeggio proprio strano. È abbastanza grande da contenere l'acqua. Speriamo proprio che funzioni. Bene, diamo un'occhiata. Cavolo, c'è un problema. Gli ingranaggi non sono agganciati alla ruota. Li puoi sistemare? Andare lassù e vedere. Ci siamo. Allontanati. Ci sono. Ok. E ora? Credo di poter salire adesso. Grazie.
Ancora no, devo arrivare più in alto. Ci serve un ascensore per riparare l'ascensore. Avevi dubbi? Fermo, aspetta, ho un'idea. Ok, pronti. Brava la mia ragazza. Ok. Porto l'auto sull'ascensore. Buona idea. Ok, ci sono. È fatta! Ciao! Ciao! E adesso? Forse dovrei... Non importa! Dai giù, nasconditi dietro l'auto. Falli aperti. E seguimi nascosto. Uno in meno. Elena, sei ancora con me? Sono ancora qui. Addirittura davanti c'è qualche buco in più. Fuori!
vedo cosa riesco a fare. Puttana! Tutto ok, Nate? Sì. Allora, sbrigati! Guida tu! Sicura? Mi sembra che tu te la stia cavando. Scusami tanto, ma ora mi serve una pausa. Beh, te la sei meritata. Stavo proprio pensando. Tutti questi macchinari e strutture costeranno un po'. Credi sia rimasto qualche tesoro?
Avevamo già pensato. Ecco l'ascensore. Già, dovremmo attraversare queste rapide. Ci sono i salvagente nell'auto. E allora buttiamoci. Ora ci siamo. Ho di nuovo il controllo. Ci siamo quasi. È che per caso hai portato un cambio, vero? Certo. Bene. È sull'aereo. Meno bene. Quella diga. Possiamo guidare oltre la chiusa. Si fa. Hey, Nate. Niente da fare, è bloccata. Ok, provo l'altra. Dovevo aspettarmelo. E dietro la porta numero 2. Sembra che da qui si passi. Ottimo lavoro. Ci siamo. Guarda qui. Aspetta! Ce l'abbiamo fatta! Mi sembri sorpresa. Forse un po'. Eccoci qua. Chi ci abitava? Probabilmente il custode dell'ascensore. Il custode dell'ascensore? Conosci un altro modo per effettuare controlli di sicurezza sui pirati? Ok. Ah, si erano imbattuti in qualcosa di grosso.
l'ascensore funzioni? Beh, percorso netto finora. Quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disastro. La ruota sta girando, bene. Ehi, hey, mi aiuteresti? Merda! Tengo io, tu sposta l'auto. Ok, speriamo bene. Tre su tre. L'ingegneria pirata è fantastica. Wow, sembra una cartolina. Sì, Libertalia. Vieni per i bei panorami e resti per le sparatorie mortali. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Hai detto che stavi per non tornare. Non potevo partire proprio quando eri nei guai fino al collo. E poi, sai, c'è quella cosa del voto nuziale. Gioia e dolore. Esatto. In gioia e dolore. Vieni. Dammi una mano qui. Ok. Bene. Ok, anche se lo fai con l'intento di proteggermi. Non hai il diritto di tenermi. Qualunque sia il problema, tu dovresti venire da me. Così lo risolviamo insieme. Come una squadra. Sì, lo so. Dico davvero, è che... Io... Senti. Dovremmo concentrarci. Riprenderemo il discorso. Prossima fermata, New Devon. Thank you.
riceviamo, Sal. Dove sei? Ancora in volo. Ho visto diversi veicoli della Shoreline diretti a nord. Quindi li incontreremo presto. Voi due, state bene? Abbiamo avuto qualche intoppo, ma niente di serio. Bene, tenetemi aggiornato, ok? Non sono il tipo da nessuna nuova buona nuova. Faremo il possibile. Passo e chiudo. Ok, forse è dall'altra parte del ponte. Reggiti forte. Non posso, la corrente è troppo forte! Reggiti forte. Oh, Nate! Nate, guarda! Possiamo scalare quelle rocce! Aspetta! Oh. Via, via! Che sono? Guarda! Ora cascata! Come è cascato! Andiamo! È stato bello avere un'auto. Già. Forza. Non cercavo di proteggerti. È solo che avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. L'ho fatta anch'io. Sì, ma io l'ho infranta. Non te l'ho detto perché avevo paura. Paura di cosa? Di perderti. Forse stavo proteggendo me stesso. Capisci? Abbiamo ancora molta strada da fare. Sì. Dovremmo andare. Già. Di qua. Siamo sulla riva giusta del fiume. Già. Sarebbe stato un problema. Sei qui tutto solo? Povero pirata, riposa in pace, amico. Oh.
giudicare dai vestiti, sono coloni. Sembrerebbe una battaglia. No, io non credo. Guarda come sono disposto. Sì, hai ragione. Sono impilati o ammassati contro le pareti. Erano già morti quando li hanno portati qui. Questa è una fossa comune, Neil. Ciao. E questo chi è? Guarda il cartello. Traditore. È uno dei ribelli. Brutto modo per morire. Qui ce n'è un altro. Scusa, senza offesa. Altre gabbie. Santo cielo. Aveva una gran voglia di soffocare la ribellione. Mi chiedo se il piano fosse questo sin dall'inizio. Cioè, massacrare tutti i coloni? No. Attirarli qui con la promessa di un'utopia. Per poi derubarli di tutto ciò che avevano. Beh, stiamo parlando di un branco di pirati. Già. Ma sembra troppo diabolico persino per dei pirati.